Prima la calzamaglia nera che lasci liberi gli occhi, poi il casco Total Black e si è pronti per il turno sulla pista di balocco. L'auto da guidare è una luccicante Alfa Romeo Giulia verde Montreal. Trazione posteriore, cambio automatico. Una versione molto speciale, uno dei 100 esemplari di Giulia e di Stelvio Quadrifoglio, realizzati per ricordare il secolo dalla nascita del Quadrifoglio. Quasi tutti già opzionati. È l'omaggio a una leggenda, a Ugo Sivocci, pilota, dominatore della Targa Florio del 1923, conosciuto fino a quel giorno decisivo come l'Eterno Secondo. La sorte volle che in quella occasione decise di far dipingere a mano sulla sua Alfa un quadrifoglio stilizzato e vinse. Non sapeva però che quel quadrifoglio sarebbe diventato l'icona della sportività del marchio milanese. Il quadrifoglio con l'Alfa GTA, la 33 e tanti altri modelli che lo sfoggiarono, molti costruiti dall'Auto Delta che aveva la sua sede sulla pista di balocco, ha vinto tantissimo. La Giulia, con il cento dorato che brilla sulla plancia, sfoggia pelle nera e alcantara e la finitura in 3D in vero carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. Il volante è rivestito di pelle alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio. Si afferra perfettamente e trasmette un senso di sicurezza. Quando si preme il pulsante rosso di avvio, si diffonde il sound dell'emozionante sistema di scarico Akrapovic, perfetto per una berlina sportiva che non può passare inosservata. Il manettino del DNA va in posizione dynamic e si inizia il giro di perlustrazione del circuito, con l'istruttore accanto che descrive ogni segreto della pista e anticipa i birilli delle due chicane, che hanno il compito di rallentare la corsa. Balocco è una pista straordinaria che riproduce alcuni tratti famosi come la curva grande e la prima di Lesmo di Monza o il famoso tornante Jugendholzbacht di Zandvoort. Il motore è il solito 6 cilindri di 2,9 litri che adesso sprigiona 520 cavalli, una decina in più della GTA. Le chicche sono il differenziale autobloccante meccanico e l'aerodinamica attiva con lo splitter anteriore in carbonio. Quando attivato, controlla la qualità di flusso d'aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni. In condizioni di sicurezza, l'istruttore consente di affondare il pedale del gas sui rettilinei e di iniziare la staccata a una cinquantina di metri dal punto di corda, mettendo a dura prova i freni rosso Alfa. Il tornantino è infido e per fare danzare elegantemente la Giulia occorre l'abilità di dosare il gas e di tracciare una traiettoria pulita. In modalità race si scopre che l'elettronica non è lì solo per rallentare la marcia quando si sbaglia. Al contrario, se si vuole sfruttare al massimo, la vettura si trasforma in un moltiplicatore di capacità. Insomma, una berlina dolce da usare nella quotidianità e al tempo stesso capace in pista di farti sentire un pilota. I prezzi delle quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia 95.300 euro e Stelvio 104.500.